Allora, buongiorno a tutti, io sono il dottor Max e oggi è sabato, parliamo di oro. Allora, oggi diciamo della presentazione dei nuovi programmi che si chiamano a taglie, diciamo così, quindi si hanno preso come idea la misura delle taglie, no? Quindi c'è una small, una media, una L e una XL. È una cosa abbastanza creativa e devo dire, e quindi va bene, va bene. Abbiamo già presentato in linea di questi nuovi prodotti la scorsa settimana, però siccome ci stiamo ancora studiando, questa settimana è stata importante perché con questa abbiamo praticamente con il dottor Manca diciamo risolto, no? Tutti gli aspetti principali senza insomma, senza ombra di dubbio, io avevo già capito quando il rischio funziona, non ci deve essere nemmeno nessuna remora per non farle, però naturalmente avevamo piacere di capirne un pochino di più. Benissimo, adesso quindi io vi ho postato sul canale, no? Sui tre canali, no? Perché adesso siamo su Consulenza Oro, però io quasi automaticamente poi le cose le posto anche sugli altri canali. Destinazione Tanzania e fuga dal pentolone. Va bene, fuga dal pentolone, io intervengo il lunedì sera alle 19 con Flavio. Destinazione Tanzania alle 19, anzi, fuga dal pentolone alle 20, il mercoledì sera alle 19. Allora, se io ho caricato delle immagini che vi ho numerato dall'1 al 6, vi pregherei per chi può di aprire l'immagine, così lavorando sull'immagine si capiscono sempre meglio le cose. Poi, per me che mi occupo anche un po' di simbologia, parlare così, ma senza essere sul pezzo, cioè sull'immagine, mi fa un po' strano, perché ci deve essere sempre, quando è possibile, una corrispondenza tra quello che si dice e quello che si vede. Allora, la prima immagine, è il prezzo dell'oro a confronto, perché l'oro ha diversi prezzi. Allora, voi vedete che qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 prezzi. Il primo prezzo è il prezzo medio di mercato dell'oro, che in questo caso è 82,93. Ovviamente questi prezzi anche tante volte da minuto a minuto, va bene? E quindi questo è il prezzo molto importante, che è il prezzo medio di acquisto dell'oro, diciamo per gli intermediari, cioè per i banchi metalli. I bancometalli, ovviamente, il bancometallo compra l'oro al fixing di Londra e ci deve guadagnare qualcosa, è quello che si chiama il famoso spread. Va bene? Quindi qua per tanto tempo anch'io mi sono concentrato erroneamente sul prezzo del fixing di Londra, quando il prezzo del fixing di Londra è come se fosse il prezzo in un certo senso alla miniera, Non è il prezzo alla miniera, ovviamente, un pochino di più. Però è quasi quasi il prezzo alla miniera, perché se si considera che il minatore che va a vendere in Europa, cioè chi ha la miniera e va in Europa a vendere, sempre che lo possa fare, il prezzo è il 2% alla miniera, il fixing di Londra, quello che noi. Quindi non può essere il prezzo nostro di acquisto, perché poi c'è l'intermediario qui. Devo riconoscere, l'ho capito poi, cammin facendo, mi ha fatto un po' di confusione anche a me. Andiamo avanti, vedete che il prezzo cala nel momento in cui si compra una S3, poi diremo che cosa vuol dire il numerino 3, a 78,49, per scendere a 77,71 per la M6, 76,14 per la L12, 76,14 di nuovo per la LX24 senza sconto. Ora poi specifichiamo che cosa vuol dire.
per poi scendere a 73 e 78 per la XL24 col 6% indietro. E prima di passare alla seconda immagine, che è quella listino prezzi di Aovesta che vi prego di aprire, vi chiedo, c'è ne benissimo, allora andiamo avanti. Allora, qui ritroviamo le nostre quattro taglie. Lascerei, non mi dilungo molto sulla S3 perché è quello che una volta si poteva chiamare il piano di accumulo, no? Cioè uno apre una S3 e c'ha deve pagare un bonus, un premio di 300 euro. E però, come vedete, non ha sconto, non ha bonus, non c'è bonus mensile, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'ha spese di deposito dello 0,08%. Ora poi qui del deposito, ho capito un'altra cosa importante. Quindi ci concentreremo principalmente sulla M6, L12 e L24. Non state in questo momento troppo, anch'io non voglio perdermi troppo sulle cose tecniche, perché faccio una grande confusione e poi non capite niente. Però vi ci vuole un attimino di pazienza anche a voi per mettervi lì, va bene, e studiare per bene le cose. Diciamo questo, come è scritto sotto, la M6 ha un premio di 600 euro, quindi il premio sarebbe l'aggio, eh? Walter, se dico qualcosa che non è corretto, prenditi nota, poi me lo correggi te. Sull'acquisto dell'oro e poi leggo bonus massimo in metalli preziosi da 600 euro ripartito su 18 mesi dal raggiungimento totale di acquisto di 12.000 euro. Quindi bisogna comprare come minimo 12.000 euro per usufruire di questo pacchetto, diciamo così. Tutte le altre informazioni lasciamole fare. Passiamo a quello che a mio avviso deve essere il programma e il pacchetto di riferimento per tutti coloro che hanno sottoscritto una Royal Class, diciamo così, fino a 50.000 euro. Va bene? È questo il prodotto che dovete guardare. Uno sa quello che ha sottoscritto con Ovest e quindi sa quello se è la L o la XL. Va bene? Quindi in questo caso c'è un premio fino a 1.200 euro, uno sconto del 3% e qui c'è il famoso bonus che dicevamo prima che è di 1.200 ripartito in 24 mesi per coloro che hanno acquistato 27.000 euro. Va bene? Poi c'è il bonus mensile, tutti gli altri dettagli, magari quelli li vediamo, lasciamoli perdere per un momento, perché non so. Per la M6, per la L è 0,06, per finire 0,05. Vediamo la XL. La XL ha praticamente due sul quando si fa un acquisto minimo di 400 euro, quindi sono 2.400 più 400 se uno vuole fare soltanto 2.400 usufruisce del 3% di sconto. Il bonus è 2.400 ripartito in 30 mesi con un importo totale di 50.000 euro, quindi vuol dire che coloro che hanno comprato già o vogliono comprare 50.000 euro oltre hanno ovviamente le condizioni migliori, più compri e meno praticamente paghi loro. Benissimo, allora a questo punto io mi sono guardato un pochino tutto e ho notato, direi, una cosa importante, ve l'ho già detta, quella dell'acquisto dell'oro, che bisogna considerare quello lì che è il prezzo di vendita del Banco Metalli, non è il prezzo di acquisto. Quindi non facciamo confusione col fixing di Londra, che per quello che riguarda il consumatore finale non c'entra assolutamente nulla, riguarda soltanto il consumatore, l'acquirente all'ingrosso, l'intermediario all'ingrosso che è il Banco Metalli. Va bene?
Allora, ho notato che c'è stato un incremento sui costi di deposito. Allora, ci sono dei premi che bisogna pagare d'ingresso, ovviamente. Ecco perché. E un incremento dei costi di deposito. E mi sono chiesto perché, ne abbiamo parlato anche con il dottor Manca. E io poi ci dice, pensa, pensa, ripensa, ho capito che ci ho dovuto anch'io lavorare un bel po', ho fatto un bel po' di ricerca su internet. E cosa è successo in due parole? Allora, quello che Ovest ha fatto è quello che in un certo senso ho anni fa, quando ero in America. Cioè, noi sapevamo che la tecnologia che usavamo, funzionava, si attaccava la spina e la termocoperta si riscaldava, però non c'era un software che gestiva tutto. Allora io mi sono investito un software e anche grazie al software poi è cambiato molto nella nel, diciamo, nei costituenti, nella struttura di questo. Ovest ha fatto un po' la stessa cosa. Qualcuno probabilmente, usiamo sempre il condizionale, però diciamo un minimo di esperienza adesso mi aiuta a capire che qualcuno gli ha proposto una cosa che è già abbastanza conosciuta nelle cripto, che si chiama bot. Questi bot lavorano anche su Bitcoin, per cui si vendono questi bot e magari uno fa anche un po' di trading in un certo senso. Attenti, perché qui non c'entra il trading, non c'entra assolutamente niente, però il concetto è lo stesso. Immagino che qualcuno abbia proposto ad Ovesta se poteva essere interessata a fare la stessa cosa utilizzando il rapporto oro-argento, che peraltro è un concetto, quello dell'1,80, che ho scoperto su internet, è molto conosciuto, vi potrei anche leggere delle cose a proposito. Va bene? Quindi gliel'hanno proposto e probabilmente ha accettato, ha deciso di fare un contratto per una fornitura in mano esclusiva con questa azienda per l'utilizzo di questo software e quindi l'ha fatta in esclusiva, ce l'hanno solo loro, non ce l'ha nessun altro. Questo naturalmente è un altro plus per Ovest, perché adesso opera praticamente in un regime, per il momento almeno, di monopolio, come si dice. Quindi, oltre ai vantaggi, vantaggio competitivo, però il software va pagato. Non è che te, che l'azienda te lo paga gratis, hanno firmato un accordo in base a un certo tipo di lavoro che immagino anche gli stessi consulenti che hanno poi, come posso dire, proposto questo software ad Avesta, devono in un certo senso fornire per il mantenimento, no? Di tutto questo sistema. Quindi il royalty cioè di utilizzo, va bene, del software. E questo si giustifica in parte col discorso premio agio. Poi, siccome sono aumentati anche i costi di deposito, mi sono messo lì e ho detto: ma com'è possibile perché sono aumentati i costi di deposito? Poi, anche parlando con il dottor Macca, ci siamo arrivati. Accidenti, per forza aumentano i costi di deposito perché loro devono sistematicamente e quasi in tempo reale tutti questi aggiustamenti diciamo, che vengono fuori dall'utilizzo del software, soprattutto per chi ha la L e per chi ha la XL. Quindi c'è un enorme lavoro da fare da parte di Ovest. E quindi ovviamente loro hanno, come si dice, spalmato questi costi sui costi di deposito, perché in effetti sono lì. Quello che io avrei fatto è che l'avrei spiegato questa cosa, e invece ci sono dovuto arrivare per conto mio perché hanno aumentato costi di un bel po' e quindi comunque magari, insomma, non ha importanza. Comunque immagino che lo dicano anche durante il training quando fanno queste cose qui, perché quando si fa un intervento bisogna, come dico sempre, ragionare con la testa del consumatore. E tante volte le aziende, ve lo dico per esperienza, non lo fanno. Loro guardano il tornaconto proprio, se il tornaconto va bene all'azienda
lanciano il prodotto e il consumatore tante volte non capisce. Quindi ve l'ho spiegato io. Tutti i costi quindi sono giustificati perché c'è un lavoro di gestione giornaliero, quindi immagino che questa debba assumere personale, insomma è chiaro, no? Ci sono dei costi, però allo stesso tempo poi potete andare a vedere, potete, io vi ho, allora abbiamo visto l'immagine 1 che era quella del prezzo a confronto, l'immagine 2 dove vi presentano tutti i prodotti, poi c'è l'immagine 3 che sono i listini prezzi dettagliati della L12 e c'è poi la stessa cosa, listino per la XL24. Adesso vi chiedo, se possibile, di andare sull'immagine numero 5, che è quella di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa. Come vedete qua, allora hanno fatto una proiezione dal gennaio del 21 al settembre del 23 e noi vediamo che c'è un incremento incredibile per il valore di 70,64, che ricordo corrisponde a circa il 25% all'anno di incremento. Questo incremento viene dal software, evidente, in parte, e in parte dall'incremento del valore dell'oro. È chiaro, perché è logico che, come vedete in questa slide qui, 100 per 100 grammi d'oro avevano un certo prezzo all'inizio di 4.660 nel gennaio del 21 103 200 scusate 93 alla fine dei 33 mesi. Quindi c'è stato un incremento del valore dell'oro, ma anche un incremento di 32,25 grammi d'oro. Quando si sommano questi due valori, il totale dà un più 70,64%. Allora, io avrei finito qui la presentazione, perché poi l'ultimo se ne parla dopo l'intervento di Walter, ricordandovi però una cosa, facendovi notare una cosa abbastanza curiosa che mi sono andato a vedere, vediamo se la trovo, perché qui è sempre una cosa così. C'è una grande confusione, eccolo qui. Allora, facendo un confronto, uno dice l'oro è un metallo di no? Cioè, è un investimento medio nel medio e lungo periodo. Sì e no. Perché confrontando un prodotto come quello dell'oro, che ricordo è considerato un prodotto non anni fa è stata quotata negli anni 2000 e nel 2004 non valeva nulla, l'azione adesso è schizzata alle stelle. Io ho provato a confrontarlo con un prodotto di largo consumo che è la Coca-Cola e questi diagrammi ora poi ve li presenterò. Nel 2004, no, nel 2000, per farvi un esempio molto semplice, facendo una comparazione tra l'incremento di valore la quotazione, quindi dell'azione, no? Come uno quando investe in borsa. Nella Coca-Cola 20 anni fa, la quotazione se uno comprava nel 2004, nel gennaio del 2004, un'azione di una Coca-Cola era equivalente a circa 25 mila dollari. Va bene? Nel 2024, vediamo se la ritrovo, eccola qua, quindi 20 anni, no? Grosso modo 120%. Bene, sapete quanto è incrementato negli ultimi 20 anni l'oro? C'è qualcuno che me lo ricorda? Semplice, andate a vedere il sito del Gold Price, quello che io utilizzo sempre. Sulla destra c'è Price Performance e si vede che negli ultimi 20 anni l'oro è incrementato di circa 5 volte. 4,8. Ecco, questo grazie via.
media controllati dalle banche centrali, evidente, che non ci hanno quasi mai e non ci raccontano quasi mai la storia vera. Quindi c'è stata la guerra all'oro presentata da Ferdinand Lips, che poi ho ripreso molto moltissimo quando ho messo insieme il report sull'oro, che potete leggere dal sito a mente aperta. Mi sentite? Scusate, c'è stato un problemino. Walter, mi senti? Adesso sì, di nuovo. Prima l'abbiamo perso. Benissimo, dicevo che la guerra all'oro continua, perché non ci hanno mai detto le cose vere. Io avevo fatto il confronto con la Coca-Cola, che è un'istituzione, no? Ma andate a vedere un altro prodotto, un altro prodotto, stessa cosa. Un po' più poi, no? Quindi la conclusione è che il migliore investimento nel 76-77, ora in euro un pochino meno, però io ho sempre dato valori in dollari, quindi 54 era in dollari e 77. Come nel medio e nel lungo periodo. La spiegazione del switch pilot, eccetera, eccetera. Prego. Eccomi qua. Tutto chiaro? Abbiamo perso un po' dell'ultima parte. Di che cosa avete perso? Di che stavo parlando? Della Coca-Cola? Esatto, della rivalutazione dell'oro rispetto alla Coca-Cola e della guerra che continua. Relazione tra i valori della Coca-Cola, no? Prendo la Coca-Cola perché è un prodotto di largo consumo ed è consolidato da tempo, no? Non si può prendere un prodotto nuovo o tecnologico, no? Va bene. Così come lo è l'oro, va bene? L'incremento per la Coca-Cola negli ultimi 20 anni è stato praticamente 2.2, perché ha raddoppiato da 25 è passato a 60. Fatevi il calcolo voi, e l'oro negli ultimi 20 anni ha fatto 4.8 volte. A svegliarsi un attimino, perché alcuni sono proprio ancora in un sonno profondo, e questo è dovuto al fatto che i giornalisti sono tutti al soldo dell'editore, l'editore ovviamente deve seguire una certa linea, e quindi porta sempre l'acqua al mulino dei grandi di proprietà, che sono gli Agnelli, sono i De Benedetti, sono tutti questi gruppi che grosso modo, un po' meno, vi dico una cosa buffa, non c'entra niente, no? Vi dico una cosa buffa. Ho menzionato Agnelli, no? Agnelli è sicuramente la famiglia Agnelli, la famiglia italiana di maggior nome nel mondo, no? Poi successivamente è venuta anche Berlusconi, ma cioè, tradizionalmente Agnelli è un'istituzione. Bene, vi dico una cosa che ho scoperto anch'io con grande stupore, immagino che sia vera perché viene dalla bocca di Gigi Moncalvo, che è uno dei giornalisti sicuramente che ha fatto il lavoro più approfondito sugli Agnelli, e che vi suggerisco di ascoltare, si imparano tante cose. Quindi affidabile, quello che dice. Bene, Agnelli il più grande businessman, uomo d'affari italiano, non aveva nemmeno l'ufficio. Io non lo so, quando lui si alzava la mattina, molti mi dicono che si alzava presto la mattina, era uso chiamare le persone alle 5 la mattina, faceva cose di questo tipo. Ma e poi dove andava tutto il giorno?
chiudiamo qui la parentesi solo per farvi riflettere su come funzionano le cose a un certo livello. Io non l'avrei mai immaginata una cosa di questo tipo. Come fa uno a gestire una holding come senza avere un ufficio? Ma era proprio lui il proprietario della Fiat o c'era qualcuno che gli gestiva tutto, magari dal fondo che già avevano in Svizzera? Oppure dalla piccola compagnia che avevano costituito per gestire tutto? Lasciamo perdere. Prego, Walter, continuiamo pure il discorso, prenditi pure il tempo. Ecco, di nuovo, buongiorno. Spero di essere. Buongiorno a tutti anche da parte mia. E allora andiamo a parlare del Ratio Oro Argento e Switch Pilot di Auvesta. La cosa... Scusami Walter, perdonami, è l'immagine numero 6, se la potete aprire per piacere. Poi ci sono altre immagini, proprio ho caricato questa che è la più importante. Prego Walter. Ecco, esattamente da questa immagine si vede quello che compare quando si attiva nei nuovi depositi lo Switch Pilot, e cioè viene indicato in tempo reale la ratio, cioè il rapporto fra i prezzi di oro e argento. In questo momento questo rapporto è salito di nuovo a 83,34. Ieri, perché è proprio di ieri il mio ultimo colloquio con il direttore commerciale di Auvesta, era 81,38. Oggi è 83,34. In questo momento mi segna questo importo, cioè questo rapporto fra i prezzi di oro e argento, ed è riportato il giorno e l'orario ed è di ieri alle 23:01. Quello che c'era invece ufficialmente, cioè fino alla chiusura delle ore 15, era 81:38. Questo è un elemento molto ma molto importante che viene fornito proprio in tempo reale da Auvesta, che permette di capire in che direzione si sta muovendo questa ratio, questo rapporto fra oro e argento. Considerando che il range di ratio fra oro e argento è passato da un 77 a un 92, in questi punti di differenza si muove la possibilità di guadagnare grammatura facendo lo switch da un metallo all'altro. Il punto, diciamo, di equilibrio è intorno a 80-81, quindi con 80-81 ancora la convenienza, se l'idea è che questo rapporto tenda a salire, conviene avere un cambio, aspettare che salga per cambiare. Quindi sopra gli 82-83 per cambiare oro in argento. Sotto gli 80 conviene cambiare l'argento in oro. Questo meccanismo Auvesta lo mette a disposizione in una maniera molto semplificata, nel senso che con lo Switch Pilot il cliente ha già un range suggerito da parte di Auvesta e sulla base di questo rapporto può decidere se e quale importo o quantità grammatura mettere in switch. Attenzione che lo Switch Pilot funziona a partire da 20.000 euro, non nel deposito ma di quel metallo. Con quel metallo lo si può attivare. La cosa interessante è che nei parametri che vengono inseriti con la tabella, con la tariffa XL, c'è la possibilità di fare eventualmente lo switch se la chiusura delle 11, cioè il prezzo fissato alle 11 o quello alle 15, rientrano nei range che si sono impostati. Mentre
se nella tariffa L, ad esempio, questa possibilità è data soltanto con la fissazione del prezzo delle ore 15. Ed è quindi questo l'importante. È praticamente un parametro consigliato che protegge da eventuali errori. E automaticamente, se si vuole personalizzare il range, lo si fa su metallo, automaticamente modifica anche il range del cambio di switch con l'altro metallo, proprio per evitare che facendo degli errori si possa anche magari fare l'operazione inversa. E questo è veramente un aiuto, per conto mio, fondamentale, e trovo molto molto interessante il fatto di poter mettere questo switch pilot, perché a differenza dell'operatività manuale, questo automaticamente va a cercarsi il risultato alle 15, alle 11 o soltanto alle 15, senza bisogno di essere lì dietro all'andamento di questa ratio per poterla poi sfruttare al meglio, che bisogna farlo manualmente, lo si può fare, diventa forse un pochettino più impegnativo tutto lì, però si può fare anche quello con importi quindi sotto i 20.000, a partire anche da 100 euro. Walter, Sì? scusami, abbi pazienza, ti trovo, però questo è un punto molto importante, poi me lo voglio scordare. Allora, è evidente che nessuna azienda, come nessun consulente, come nessun avvocato, ci garantirà mai niente, no? Anche per un'operazione di questo tipo. Cioè, Assolutamente vero. qualsiasi cosa chiede l'avvocato, non è che paghi l'avvocato, decidi di fare una causa e l'avvocato ti garantisce che la vinci. Non esiste. Cioè, ecco, quindi, però, siccome non abbiamo ancora un'esperienza, no, maturata, è una cosa nuova, no, nel corso degli anni, diciamo così, e no, in un certo senso, con tutto il rispetto, non ce l'ha nemmeno Avesta, però vorrei farvi notare una cosa importante che mi sono dimenticato di dirvi prima, quando vi ho fatto vedere l'immagine nella quale si vede l'incremento, no? Che era 70,64. Come vedete, Ovesta è più di 3 anni che lavora su questa cosa. Certo, l'ha testata abbondantemente, cosa che peraltro facevano anche quasi abitualmente, credo, tutti i vari operatori professionali dell'oro, che siano raffinerie, che siano commercianti. Era una cosa non accessibile ai clienti finali. Esatto, sì, esatto. Quindi però ci hanno lavorato sopra, non si può dire che non abbiano lavorato in maniera professionale, hanno fatto per un lunghissimo periodo quello che si deve sempre fare, che si chiama un pretest, cioè hanno testato tutto il sistema e quando era pronto l'hanno messo in commercio. Questa è una cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima, però molto molto importante. Quello che io volevo dire è che quindi c'è una base ormai di test che loro hanno fatto, però noi, io personalmente non posso suggerire di andare col pilot manuale, perché chiaramente contento, qui l'obiettivo è quello di andare per gradi, piano piano. Prendersi almeno un anno di tempo, vedere quello che succede in termini proprio numerici. Poi un ulteriore sforzo, perché io vorrei controllare più possibile, no? Singolarmente con chi vuole, ecco, chi è disponibile, per vedere proprio direttamente di persona quello che succede, diciamo, da quando sottoscrive a un anno, e per prendere tempo. Quindi io non cambierei assolutamente nulla. L'unica cosa, Walter, ti prego di precisare bene questo aspetto qui, che forse va ancora chiarito un attimino. Il lavoro possiamo farlo comprando 100% di oro,
o 100% di argento. Siccome il trend sul positivo, perché l'oro ci ha fatto il balzo, sì, l'ha fatto anche un po' anche l'argento, però in linea di massima molti dicono che l'argento incrementerà, no, di più dell'oro. Benissimo. L'unica cosa che possiamo pensare di fare, per chi lo vuol fare, siccome, come abbiamo detto, uno, questo software lavora soltanto sull'oro e sull'argento, uno deve avere o oro o argento, platino e palladio, anche se uno ce l'ha sul conto, no, non contano niente. Uno può decidere di convertire quello che ha o tutto in oro, o tutto in argento, o soltanto anche magari parzialmente, ma deve considerare che l'argento sembra, diciamo, più positivo che sull'oro. Ci potrebbe anche essere la possibilità che l'unica cosa che io, tra virgolette, perché poi se, voi siete liberi di fare, il cliente è libero di fare quello che vuole, è evidente. Suggerisco di fare quello di comprare 100% e puntare sull'argento. Ecco, questo è quello che volevo dire. Cioè, invece di se Max, non ti si sente più, però il suggerimento che hai dato tu sull'argento è esattamente in linea con il pensiero del direttore commerciale di Ovesta, che è il Robert Kerekes, che è convintissimo, come lo sono tutti gli analisti, che le potenzialità ancora di crescita dell'argento siano molto molto più marcate rispetto a quelle dell'oro. In questo momento potrebbe essere sicuramente una scelta validissima. benissimo, quindi avete sentito, no? Quello che ha detto il dottor Marco, che è quello che vi stavo dicendo io. E io ovviamente Max, ti conviene uscire e entrare perché non si sente, non si capisce quello che dici. Allora, proseguo io, ma confermando quello che stai dicendo e che hai detto tu prima, e cioè che il consiglio è sicuramente di affidarsi allo Switch Pilot perché ha dei parametri prefissati entro i quali ci si muove sicuramente con più tranquillità. Anche se Mi ovviamente sentite adesso? sì, Scusate, adesso ti richiamo. Sì. ecco, dicevo che non sono ovviamente in contatto con Kerekes perché io non parlo con Kerekes. Ho comunque richiesto a alla mia mio contatto in questa Alex, abbiamo ancora fatto e ho voluto aspettare posta. Così riverifico un'altra volta No, Max, tutto non ti quello capisce perché è tutto a diciamo. spizzichi e mozzichi. Quindi, come dicevo, io non ho io personalmente posso avvalere
dare, diciamo, chi decide di farlo manualmente, perché poi ti diventa anche una cosa tipo questi illuminati mi danno del filo da torcere, va a senti? Sì, adesso ti ho sentito benissimo come mi hai chiamato. Sì, sì, sì. Va bene, allora vai avanti te e concludi te, perché io in linea di massima quello che devo dire l'ho detto. Prego, finisci. No, in pratica dicevo che stiamo appunto crescendo insieme alla conoscenza di questo nuovo sistema che è molto molto valido, diciamo che ci dà delle tranquillità che altrimenti richiederebbero uno studio molto ma molto più approfondito prima di poterne beneficiare, e quindi ci guida verso questo risultato che è l'aumento della grammatura con queste operazioni di switch. Il momento che stiamo attraversando, come vi dicevo prima, passare dagli 81 di ratio agli 83 che sta indicando adesso, poi bisogna vedere lunedì come proseguirà e come arriverà alle 11, alle 15 per chi ha già attivato lo switch pilot, però dà dei riscontri già in tempi molto brevi. Una precisazione rispetto al bonus col quale si recuperano i costi di apertura di questi depositi, cioè l'aggio, sono pensati anche in relazione alla tempistica, cioè in una XL chi fa un investimento quindi di una certa importanza, questo bonus lo recupera in 30 mesi. Perché hanno messo 30 mesi con la quota mensile? Perché è la tempistica che si presume come tempistica minima anche per avere degli ottimi risultati da un'attività con lo switch pilot, indipendentemente dai periodi che si attraversano. Che adesso sia particolarmente favorevole perché ci sono queste modifiche di razio fra oro e argento abbastanza marcate e in tempi brevi è una eccezione. La regola sono cambi un po' più tranquilli fra prezzo dell'oro e prezzo dell'argento, e di conseguenza da considerare su un periodo un pochettino più lungo. 30 mesi sono alla fine un anno e due anni e mezzo, e quindi è un termine non lunghissimo, e Auvesta ha pensato proprio di sfruttare come dire, incentivare a mantenere questo termine, questa scadenza almeno, con il bonus, per cui c'è un collegamento anche fra questo e l'altro. Se ci sono domande, sono volentieri a disposizione. Ciao Walter, io volevo chiedere due cose. Intanto a Massimo, se si riesce a farglielo sapere, se quando pubblica la registrazione ci sarà la sua viva voce. Penso di sì, perché la registra lui, perché altrimenti tante cose sono un po' confuse. E poi volevo chiedere, ma il limite dei 20.000 euro per accedere al sistema riguarda 20.000 euro di depositi complessivi in entrambi i metalli, oppure ci deve essere un metallo che raggiunge questo valore? Ci deve essere un metallo. Sì, sì, ho capito. Come dicevo prima, deve essere il valore di un metallo. Cioè, con 20.000 si può impostare lo switch pilot, significa che di quel metallo bisogna avere 20.000, se no non si attiva lo switch pilot. Va bene. Ok. Vasi? Dimmi Massimo. Dov'è questa cosa dei 20.000?
Lo Switch Pilot parte da 20.000 come automatismo, e però deve essere 20.000 di un metallo, non che si possa. Capito, ma dove trovate, scusami, Sì? dove è scritta? Io non l'ho letta da nessuna parte. Dove è scritta? Nella pagina non c'è scritto, c'è scritto 20.000 e anch'io inizialmente avevo interpretato Switch 20.000. Pilot. Ah, adesso la vedo, ma non è scritta chiara, eh? Nella parte Allora bassa della leggo scheda. Switch Pilot. Sì, Gabriele, grazie. Allora, non è presente ovviamente per la S e per la M, per la L uno per tutti i giorni automaticamente alle 15, da 20, parlo per la L, 20.000 euro a 100.000 euro. Sì, non si è sentito, ma lo immaginiamo. Pronto, mi sentite? Si Sì, sente ora. avete di nuovo. Ecco, no, l'ho trovato, via, l'ho trovato. Effettivamente c'è scritto dove Sì. c'è come funziona il switch file. Va bene, non ci sono nessun problema. Va bene, benissimo. Prego, Walter. Effetti però. Pronto? Sì, Gabriele? la cosa che non serve. Cosa dicevi, Gabriele? Ma cioè, Gabriele vuole dire qualcosa. Come vedete, la linea non funziona male soltanto per No, in me. effetti. Walter, siamo in chiusura. Vuoi aggiungere qualcosa? No, direi che mi parla. Pronto? Pronto? Mi avete Sì, sentito? Sì, vate. anch'io ho avuto No. dei problemi di connessione adesso, mi ha detto. Quindi è brutto tempo anche evidentemente da voi, no? Ripeti per No, cortesia, un'ultima cosa io da dire. dicevo, avendo un argomento nuovo e abbiamo già dato tante. Walter, non ti si sente, io non ti sento. Anche questa mattina tutti, anche a me sembra di avere dei problemi. Vedete che non sono solo io? Walter, non ti si sente più. Approfitto per dire che una cosa molto importante, nel listino prezzi, ve lo potete andare a vedere, e anzi ora lo posterò sui vari canali, listino prezzi, leggetevi per bene tutto, soprattutto per i nuovi che devono sottoscrivere, ma anche per i vecchi che l'hanno già fatto. Durata del contratto scritto in 9, potete rescindere in qualsiasi momento del contratto, vi rimettono tutti i soldi sul conto, a prescindere da quello che abbiate fatto in qualsiasi momento. Ve lo dico questo perché ci sono altre aziende in Italia, e ve ne potrei menzionare due o tre, che evidentemente non sono dei banchi metalli, perché un banco metalli lavora così. Un banco metalli, ci comprate l'oro e lo potete rivendere, c'è uno sconto che vi devo ovviamente applicare, ma siccome vive sull'oro, a loro li fa altre pi che piacere. Chi è interessato mi può chiamare, gliele dico che ti fanno aprire un conto apparentemente per comprare oro, però ti vincolano l'aggio, il premio. Quindi dopo te, quando se vuoi chiudere il conto, non recuperi più niente. Ecco questo.
è una cosa che dovete assolutamente considerare. E poi che agio, perché chiedono più di 3.000, mamma mia, deve essere proprio una cosa. Senza considerare tutte le problematiche dello stoccaggio in Italia, che io ho, di cui ho più volte parlato, e che se volete, se qualcuno che magari ecco vuole spostarli in Svizzera, mi può, ha già comprato l'oro, pazienza, si prende e si porta in Svizzera. Questa consulenza rientra in un certo senso nella consulenza generale oro, un po' di serietà, in questo caso dare informazioni, 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 poi la gente sparisce. E capite? Si lavora male così, eh? Bisogna essere un pochino più seri. Lavoriamo su un prodotto unico al mondo, l'oro, che è, ha un valore, un elevatissimo valore spirituale per... Che cosa abbiamo in mano, no? E di gestirlo nella maniera propria. Ecco, Walter, ci sei? Mi sa che Walter ha problemi. Avete per caso domande? Ma avete sentito, spero, domande, considerazioni, commenti? Se no chiudiamo qua che devo scappare oggi. Poi tanto ci ritorniamo, prossima settimana, se ci sono altri aspetti da chiarire. Ripeto, per... già sottoscritto un programma, Royal Class, la, diciamo il prodotto a guardare in questo momento è l'L12 come prima fase. Se sono convinti possono andare direttamente sulla la XL, non c'è nessun tipo di problema, va bene? Mentre invece coloro che hanno già sottoscritto con oltre 50.000 euro, ovviamente possono andare direttamente sulla XL, ma possono anche andare sulla L12, sulla L va bene lo stesso, non è che devono essere obbligati, diciamo, a pagare 2004 o comunque 2008, assolutamente no, un passettino alla volta. Però naturalmente non considererei il discorso M6 perché non c'è switch pilot, quindi tutto il discorso che abbiamo fatto non vale niente. Diciamo che la S e la M sono i precedenti di... Se vuol fare un piano di accumulo va benissimo, va bene lo stesso, queste sono le condizioni e non c'è nessun problema. Io parlo soprattutto di coloro che hanno già sottoscritto o hanno intenzione di fare una Royal Class. Attenzione, attenzione, coloro che vogliono fare una Royal Class, la classe è ancora disponibile, non c'è nessun tipo di problema alle condizioni precedenti. Quindi coloro che magari avevano già una mezza intenzione di fare Royal Class possono fare una Royal Class e poi tra un po', magari tra un po' di tempo, possono sempre cambiare e prendere, passare ad una L o passare a una I. Benissimo, domande, commenti? Se no chiudiamo qua oggi. Niente Massimo, non so se hai sentito prima quello che ho detto a Walter, spero che la tua registrazione abbia la tua viva voce, quindi quando la pubblicherai... No, Alessio, la registrazione... E allora quello purtroppo... che non sei... Ho capito, allora quello che è perduto è perduto, va bene. Poi una cosa così se uno, personale... Se uno la... Non ti sento più. No, oggi avete problemi anche sono voi. Io. No, avete sono io che non ti sento. Voi. Io sento tutto. Senti, poi volevo chiederti una cosa personale, ma lì il tempo, cioè uno deve venire considerando che lì c'è piena estate come temperature? Guarda, cioè, la temperatura si è abbassata notevolmente in questo periodo. Porta mezza stagione. Quindi mezza stagione. Portati un maglione un paio di... Sì, un maglione, un paio di anche perché il cappotto lo dovrò avere per forza, perché passare la notte a Milano per forza. Va bene, grazie. Bene, prego. Benissimo. Purtroppo bisogna accontentarsi per il momento. Io è 2 anni che battaglio su queste cose, che mi seguo lo sa. Comunque, come vedete, andiamo avanti. Tanto ci ritorneremo sopra.
La consulenza è gratuita, quindi potete chiamarci in qualsiasi momento, chiamate il dottor Valde, chiamate me, e non è che se osi le cose ve le diciamo di persona, perché tanto poi comunque dobbiamo fare un discorso diretto, no? Cioè non è che uno è di punto in bianco, anche quando siete pronti per aprire e dovete parlare con il dottor Manca, perché è lui che vi segue nell'ultima fase. Se invece avete delle domande un pochino più generiche, magari chiamate. Dire quello che penso io. Va bene? Benissimo, allora noi chiudiamo qua per oggi e ci aggiorniamo, come sapete, riparlerò di queste cose anche lunedì sera con Flavio su Fuga dal Pentolone, sicuramente un pochettino, anche se pure in sintesi, eh? E poi il mercoledì sera c'è Destinazione Tanzania, in cui mercoledì sera, se mi ricordo, l'altra volta ho parlato del Titanic. Chi non ha seguito l'intervento che ho fatto mercoledì sera sul Titanic, lo invito, che ho caricato sul canale di Rambo, perché tutti gli interventi sull'oro, finanza, moneta vanno su YouTube, mentre tutti gli altri andranno d'ora in poi su Rambo. Va bene? Quindi li trovate lì. È molto interessante il nuovo ordine mondiale, quindi vi dà un'idea anche un pochino precisa di come tante volte certi episodi un po' strani che sono successi, soprattutto disastri, e capitano, e soprattutto forse probabilmente da chi sono causati. Il condizionale è sempre d'obbligo. Buon fine settimana a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao, grazie. Grazie, ciao ciao. Ciao, buon fine settimana a tutti. Ciao.